Buongiorno e bentrovati a tutti i rappresentanti dei media, buongiorno e benvenuto a mister Pierpaolo Bisoli, buongiorno al nostro direttore sportivo Paolo Bravo, buongiorno al nostro vicepresidente Carlo Costa e all'amministratore delegato Dietmar Pfeiffer che rappresentano quest'oggi la società tutta. Cedo subito la parola al nostro direttore sportivo Paolo Bravo, prego direttore. Buongiorno a tutti, ci ritroviamo. Ci ritroviamo perché abbiamo deciso tutti insieme e soprattutto per una mia scelta di cambiare l'allenatore 3 settimane fa. Colgo l'occasione per ringraziare Leandro Greco per la disponibilità che ha dato in queste 3 settimane, prendendosi anche delle responsabilità che in questo momento probabilmente non era neanche giusto addossargli, ma ci ha dato una mano. E la settimana scorsa abbiamo fatto più incontri con Mr. Bisoli e abbiamo deciso di affidargli la guida tecnica della squadra, consapevoli di aver scelto l'uomo giusto, l'uomo che nella difficoltà che ci aspetterà è stato capace in passato di sopportare questa difficoltà e di darci una mano in quello che il percorso di questo campionato comunque ci metterà di fronte. Sono contento soprattutto perché ho trovato nei primi colloqui con il mister subito un'empatia forte, un'empatia di una persona che sento che si possa buttare nel fuoco per il Südtirol. Trovare in una persona che ha fatto comunque il giocatore a grandi livelli e l'allenatore a grandi livelli un entusiasmo così è la cosa che mi ha spostato l'equilibrio e credo che il Südtirol, tutto l'ambiente Südtirol e anche i giocatori debbano aggrapparsi a questa cosa. Veramente ho visto una qualità che poche altre volte ho visto in altri allenatori e spero che questo venga trasferita poi ai giocatori e venga trasferita sul campo. Grazie direttore, rinnoviamo il benvenuto a mister Bisoli. Mister, quali sono innanzitutto le sue prime impressioni da allenatore del Südtirol? Beh, tanto vi saluto tutti, buongiorno a tutti. È un piacere essere qui perché tutti si sentiva parlare di questa grande organizzazione e ho toccato con mano veramente qualcosa di straordinario. Un ambiente bellissimo per lavorare, un centro che è molto bello, che quando entri fai fatica poi a uscire perché vedi che tutto è curato nei minimi particolari. Quindi per me questo è una cosa di orgoglio venire nel Südtirol. Quindi credo che quello che ho fatto non conti niente, ma devo mettere la mia esperienza a Südtirol, ai miei giocatori e alla società. Sono contento perché penso che qui si possa fare qualcosa di importante. Che cosa vuol dire di importante? Importante vuol dire salvarsi all'ultima giornata. Quest'anno dobbiamo consolidare la categoria, sarà difficile, ma sono convinto che con tutti insieme possiamo farcela, anche all'ultimo minuto dei play-out, però sono convinto che possiamo farcela perché le premesse sono buone. Io sono arrivato ieri e subito mi ha creato entusiasmo, stanotte non ho dormito come un bambino, gli dai il primo gioco per giocare, quindi penso che sia importante per quelli che vengono qua dentro, che devono pensare che un'organizzazione così non è facile trovarla. Il candidato di Serie B lei lo conosce molto bene, quello di quest'anno è più che mai tosto e impegnativo rispetto ai precedenti. Sì, è vero, però come tutti i campionati bisogna giocarli, tutte le partite sono difficili. È chiaro che quest'anno si è alzato il livello di giocatori di nome, di prestigio, però poi in campo vanno sempre i soliti 10, il portiere che sono 11. Quindi credo che le partite vanno, non esiste partita che in Serie B non puoi vincere come non puoi perdere, quindi bisogna giocarcele tutte la morte per cercare di ottenere i risultati. Noi veniamo da 3 sconfitte, perché le 3 sconfitte me le sento anch'io addosso, perché non è che dico adesso quello che hanno fatto tutta colpa loro, no, anche colpa, quindi devo sentire anche la responsabilità delle 3 sconfitte, quindi domenica dovremo cercare subito di andare a cercare punti contro una squadra importante, però siamo importanti anche noi. Noi non guarderemo sempre gli avversari, dobbiamo guardare che noi siamo sul Tirol, quindi dobbiamo dare una nostra impronta e far sì che quando escono dal nostro campo, dal nostro stadio,
abbiano fatto fatica per portare a casa dei punti. Grazie, mister. Adesso spazio alle vostre domande, nome, cognome, testata, così il mister comincia a conoscerci tutti. Poi vi dico che possiamo fare anche le B2B. Prego, Vittorio Savio, Radio ABC. Allora, lei quando è arrivato a Cosenza aveva detto: io sono uno scarso, ma ci metto il cuore. Se ci salviamo andrò in bici al santuario di San Francesco di Paola. Ecco, lei è arrivato qui al Südtirol, siamo più o meno nella stessa situazione, chiaramente un periodo diverso, lì era febbraio, qui siamo ancora a inizio stagione. È un Ripeto, fioretto. no, ripeto, allora sono scarso, però darò tutto per il Südtirol, non lascerò niente di intentato per portare il Südtirol alla salvezza, anche all'ultimo minuto dei playout, come avevo promesso a Cosenza. Il fioretto non lo so qua perché sono arrivato da un giorno, però qui ho visto dei grandi percorsi in mezzo ai boschi con la bicicletta, quindi ripeterò un percorso dove ci sarà una baita particolare, però sono convinto di farla, quindi mi dovrò preparare per la stagione. Parte gli scherzi, cosa c'è da fare? Cioè, lei cosa ha già visto giocare il Südtirol, ha già visto quello che sa fare, quali sono le cose che dovrà adottare immediatamente, cioè cosa cercherà di. La prima cosa secondo me è dare autostima ai giocatori. Non sono giocatori scarsi, sono dei giocatori che possono stare in questa categoria e possono ottenere dei risultati. È chiaro che dopo tre sconfitte loro si sentono inadeguati, assolutamente. Ci sono dei valori importanti. Il primo valore importante che ho chiesto al direttore e alla società, se questi si sentono appartenenti del Südtirol. E questo penso che l'anno scorso sia stato quello che ha fatto vincere il campionato. E noi dobbiamo essere quelli nuovi, si devono integrare con questi vecchi. Non toglierà nessuno a quelli che hanno fatto l'impresa di aver vinto. Questa è un'altra categoria, però bisogna creare un'unità di intenti, una famiglia, diciamo. Quindi bisogna dare un unico obiettivo, che è quello di portare alla salvezza il Südtirol. E credo che un passo lo devono fare i vecchi, un passo lo dobbiamo fare noi che ci dobbiamo entrare adesso in questa realtà, però dobbiamo unirsi per cercare di ottenere questa salvezza che penso che una società importante come Südtirol abbia fatto dei sacrifici per arrivarci, non deve sfuggirci il primo anno, quindi dobbiamo tutti metterci in linea per centrarlo. Francesco Bertagnoli, Gazzetta dello Sport. Buongiorno, mister. Beh, il suo arrivo era nell'aria fin dalla prima giornata di campionato, poi lei aveva il figlio che giocava a Brescia, so che va sempre a vederlo, quindi era anche d'obbligo la sua presenza. Come ha vissuto queste 3 settimane di attesa sostanzialmente? Ha avuto dei dubbi legati al poco staff che magari le veniva concesso di portare e dal punto di vista tattico, se intenderà confermare quello che è lo schema tattico, il 4-3-3 degli ultimi anni, o se ha intenzione di cambiare qualche cosa. Allora, le attese fanno parte di questo mondo, dobbiamo conoscerci, dovevamo conoscerci a vicenda e quindi mi sembrava giusto prendersi il tempo loro per più loro che me, più loro che me, io avevo già scelto, quindi era giusto fare dei passaggi, anche perché molte volte possono risultare, molte volte risulto antipatico, quindi credo che era giusto attendere. Sul fatto del modulo non sono un integralista, cioè nel senso che non sposo un modulo. Io credo che i giocatori attuali devono fare più sistemi di gioco. Se l'abito è il 4-3-3, vado avanti sul 4-3-3. Io per portare punti a Südtirol, se devo mettere anche 10 giocatori davanti alla linea della porta, li metto. Non sono venuto per far dirmi che sono bravo, eh. A me non mi interessa più ormai. Io sono venuto qui per salvare il Tirol, sul Tirol. E quindi devo trovare tutto il sistema di gioco per cercare di ottenere delle vittorie e dei pareggi. Poi se è il 4-3-3 o il 4-2-3-1 o il 3-5-2, questo noi in questo momento non lo so. È chiaro che non vengo qui la prima settimana e stravolgo tutto. Qualcosa dovrò dare, perché credo che i giocatori ne abbiano bisogno. Coabitazione con Greco, come è stata impostata, visto che comunque anche avere un secondo che non si conosce, che comunque allenato ed è stimato dalla Allora, società, di quella, e dal mercato cosa si aspetta? tanto sono stato avvantaggiato perché quest'anno il secondo non ce l'avevo e quindi no, no, me l'ha passato la società. Però
ci siamo confrontati da persone intelligenti, io credo che dobbiamo tutti fare il bene del Sud Tirolo, quindi con me non ha mai avuto nessun problema, quindi nessuna persona, io credo che io devo mettere la mia esperienza, loro devono mettere la loro esperienza e dobbiamo collimare e non ci saranno sicuramente problemi. Poi a me piace ancora molto lavorare, quindi non sono quello che delega molto, mi piace ancora molto lavorare. Dal mercato c'è il direttore, credo che qualcosa bisogna farlo, perché anche in questo momento siamo in difficoltà anche per Diciamo che qualche. quando è andata a Cremona era sì una situazione difficile, però la Cremonese di allora era una squadra comunque costruita Sì, ma era difficile, sulla... guarda, era No, difficile sì, chiaro. stesso, era difficile. Io credo che qui ci siano dei valori, anche adesso stiamo diseminuendo i nostri valori, perché siamo dopo 3 partite a 0 punti, però ci sono dei valori importanti che non hanno ancora espresso. Perché quando perdi poi la giocata non ti viene, sei timido e quindi non è che è una squadra da 0 punti, non è una squadra da 0 punti. Quindi col direttore ci siamo confrontati, ha detto che qualcosa bisogna mettere dentro, perché ne abbiamo bisogno anche perché siamo stati sfortunati, perché abbiamo avuto qualche infortunio. E quindi so che col direttore sta lavorando, io non sono uno che mi piace fare il mercato, a me piace lavorare sul campo, quindi abbiamo avuto un confronto, sappiamo dove intervenire, speriamo di recuperare il prima possibile i nostri giocatori, perché abbiamo giocatori importanti fuori, non dimentichiamoci Tait, Sega, Sprocati, che in questo momento non ha dato poco al Sud Tirolo. Poi io credo che una rosa vada valutata di tutti, io sono che se c'è un giovane della primavera e merita di giocare lo faccio giocare. Perché io devo fare il bene del Sud Beh, Tirolo, non forse i devo giovani fare. sono la parte più lieta di questa, primo, i giovani del centrocampo sono Sì, hanno sicuramente. fatto molto bene, hanno fatto molto bene. Però non bisogna. Ho detto io non tralascio niente. Quindi tutti si devono mettere a disposizione mia, ma in questo caso del Sud Tirolo. Quindi dobbiamo essere tutti consapevoli delle difficoltà che ci aspetteranno. Mancano 3 giorni al mercato, sappiamo dove intervenire, il direttore è bravo su questo e quindi qualcosa arriverà. Alex Raffiner, Dolomitian. Queste 3 partite, cos'è che ti ha convinto di più e dove hai visto le lacune più grandi? A me non me, cioè, sono venuto sul Tirolo perché tutti mi parlavano bene del Sud Tirolo, cioè che c'era un bel ambiente, c'era un bel centro, si poteva lavorare, finalmente si trova un posto dove quando vai dentro al centro non vuoi mai uscire. Quindi, anche se non c'era qualcosa che non mi convinceva, non mi lasciavo condizionare da questo. Ci sono stati degli errori, come tutte le partite ci sono, e credo che col lavoro si possa migliorare questo. Mi ha convinto l'ambiente, mi ha convinto l'ambiente, la società, che sono tutti uniti, che ognuno fa il proprio mestiere. Io faccio l'allenatore, quindi non mi devo occupare di altre cose, la società farà la società, il direttore fa il direttore, questo penso che sia importante. E poi sono convinto che quando con un ambiente così tranquillo, come sono fatto io, che non sono per niente tranquillo, si possa lavorare bene. Io devo tutti i giorni venire qui a dare degli stimoli ai giocatori, perché quando entri qui c'hai tutto. E quindi io devo trovare qualcosa per creargli qualche problema. Valentino Beccari al tuo Adige. Lei è famoso per essere un allenatore di personalità, di carattere. Quanto è importante per dare uno sbocco, dare un carattere a questa squadra? Penso che sia fondamentale. In Serie B, se non hai organizzazione e carattere, puoi avere i giocatori migliori, ma non vinci. Non è come la Serie A, che la Serie A puoi aspettare la giocata del campione. In Serie B, tutte le squadre hanno un'identità, un carattere forte, uno spirito e noi dobbiamo mettere questo. Poi sappiamo che i giocatori sono quelli che vincono le partite, non è che le vinco io, però dare un'impronta importante penso che sia la cosa più difficile, ma che sia basilare per darla a una squadra, non solo a Sutirò, a tutti. Le squadre che vincono, se vedete, hanno un'identità importante e quindi io devo dare subito questo. Poi io sono. Vengo spacciato per un gran difensivista, quindi non vedo l'ora che ancora dicano che sono un difensivista, che intanto è importante non prendere gol, poi prima o poi il gol lo facciamo. Altri? Una domanda. Prego. Mister,
secondo lei alcuni ancora non hanno dimostrato tutto il loro valore? Secondo me nessuno ha dimostrato il suo valore, proprio perché ho detto che ci sono dei valori qua dentro. Non è una squadra da zero punti, non è una squadra che perde 4-0 a Reggio Calabria. Gli episodi molte volte ti fanno vedere solo il negativo, io devo vedere anche il positivo. Faccio un esempio, a Brescia c'ero, poteva finire anche 1-1, se Mazzocchi fa il rigore poteva finire 1-1, può vincere. Cioè, gli episodi molte volte ti cambiano la visione della tua squadra, io invece no. Non perché noi siamo a zero punti ha cambiato la visione, secondo me ci sono dei valori che nessuno ha espresso, per tanti motivi, che non sta a me dirli perché non sarebbe giusto, perché non li conosco e quindi non sono così presuntuoso. Però molte volte le stagioni basta poco per svoltarle. E vinci una partita, ne vinci 2-3 dietro fila, ne perdi una, poi ti si incatena qualcosa dietro che ti si blocca il cervello e non riesci a fare il risultato. E faccio un esempio. L'anno scorso su Tirol è stato elogiato in tutta Europa come la squadra che aveva preso meno gol. Quest'anno abbiamo in tutte le partite abbiamo preso gol. Cosa è successo? Sì, la categoria è vero che cambia, però secondo me non è stata la categoria, secondo me sono stati anche qualche errore individuale di non fiducia, perché non può essere solo la categoria. E quindi io devo trasmettere fiducia ai miei giocatori, devo dirgli che sono bravi, e lo sono, perché non è che lo dico a caso, lo sono, e quindi dobbiamo creare questo. Simona Peluso, Rai. Buongiorno. Non ce l'ha per fare dei risultati importanti, ce l'ha, perché se l'anno scorso quelli che hanno fatto 90 punti ce l'avevano, non possono averla dispersa tutta. Quelli nuovi si devono adeguare a quei vecchi, i vecchi si devono adeguare a quei nuovi. Secondo me è questo che è mancato principalmente. Per i motivi non lo so, non sono così presuntuoso per andarli a cercare. Io credo che tutti noi, cioè noi nuovi, io sono nuovo, dobbiamo fare un passo verso, diciamo, il nucleo storico. Il nucleo storico deve fare un passo verso di noi, quindi per creare questa identità. Perché quando vinci un campionato pensi che tutto quello che fai sia giusto. Quando vieni da realtà diverse pensi che quelli che facevi da realtà diverse sia giusto. Noi siamo qui, ognuno deve portare qualcosa per creare qualcosa di importante. Non c'è né sbagliato e né giusto né da parte di uno, però secondo me è mancato questo, un passo verso tutti. Noi dobbiamo creare una famiglia dentro al campo, poi fuori se si frequentano i giocatori a me non mi interessa. A me è importante che se viene saltato Marconi, faccio un esempio adesso, i giocatori che vengono in mente, ci deve essere Taite che aiuta Marconi, poi se viene saltato Taite ci deve essere dietro Berra o De Col che l'aiuta. Se noi creiamo una famiglia dentro al campo, abbiamo perso. Poi, se fuori ci frequentiamo, oppure andiamo a mangiare insieme una pizza, non voglio che sia di facciata, ma che sia sentita. Io vado a cena con chi voglio andarci. Non vado perché ci devo andare. Però poi quando vado lì dentro, divento il papà di tutti. Per me i giocatori sono intoccabili. Quando voi me li criticate io mi arrabbio. Perché so cosa fanno, perché io sono molto esigente, quindi molte volte si sbaglia, però voi andate a vedere solo la parte finale, poi qui abbiamo preparato la partita, poi non viene perché ci sono anche gli avversari. Credo questo io. E quindi secondo me all'inizio il mio lavoro, più di modulo e più di tante cose, sia creare un'identità importante e creare una famiglia dentro al campo. Se questa doveva essere la scelta, il dubbio che di adesso, la riflessione di adesso è perché abbiamo aspettato 3 settimane. Normalmente quando si manda via un allenatore ci sono 2 giorni di riflessione, non 3 settimane, nel quale probabilmente si è persa la possibilità di iniziare con anticipo questo tipo di lavoro. E c'è un dubbio anche relativo alla persona.
preparazione o il metodo usato dal preparatore atletico nuovo che è arrivato, perché gli infortuni che si sono succeduti, compresi gli ultimi di Barison, cioè sono tanti, insomma, ecco, quindi questo è il discorso. Quindi il fatto che lui arrivi con un preparatore atletico nuovo è solo una questione sua di fiducia o è anche un modo per mediare con il nuovo preparatore atletico presente? Poi se ti aspettavi queste difficoltà un po' di inserimento sul mercato di, dei giocatori che si era, aveva in testa di inserire, e se Schiavone, Osemari e Jacoponi sono effettivamente i nomi che il Sutter. Allora partiamo con l'ordine, perché le domande poi non erano due, non sono cinque. Due erano le prime cattive. Vabbè, infatti rispondo a quelle cattive, tra cattivi ci si capisce, quindi andare allo scontro subito, poi si fa la pace dopo. Da questo punto di vista è una giusta riflessione, però le parti sono anche 50-50 e di fronte a un errore che è stato fatto, dal sottoscritto, insieme alla società abbiamo scelto di prendere il giusto tempo, un po' di riflessione, e la riflessione fa sì che senza segreti, quando abbiamo parlato col mister, abbiamo parlato con altri allenatori di cui il mister è stato messo al corrente come tutti gli altri, e abbiamo fatto le valutazioni. E poi c'è anche una valutazione dell'allenatore. Certo. Quindi in questo abbiamo deciso poi la settimana scorsa di sposarci fondamentalmente, e abbiamo scelto di comunque, io non so se sia stata la scelta giusta, però la valutazione di mister, abbiamo fatto un incontro poi giovedì, ci siamo sentiti martedì litigando, la prima litigata l'abbiamo fatta io e il mister martedì, e quindi poi giovedì abbiamo deciso di fare questo matrimonio, e abbiamo anche deciso che la partita non era giusto addossare all'allenatore che arrivava una partita con due giorni di allenamento. Questo è stato il proseguo delle scelte, che non dico sia giusta, ma è la descrizione. Poi ognuno di fronte a questa cosa se ne fa una valutazione. Dal punto di vista degli infortuni abbiamo avuto qualche infortunio in più, ma questo non è una questione solo di preparazione atletica, si sono confrontati dei mondi diversi. Noi negli ultimi anni abbiamo portato avanti un gruppo storico che comunque per metà è cambiato, con giocatori che sono arrivati con qualche problematica alle spalle e che hanno avuto dei carichi di lavoro che magari hanno sopportato meno. Abbiamo sempre detto, quando abbiamo cominciato l'annata, che comunque le scelte anche dei giocatori, e per portare giocatori importanti o con un curriculum, passa anche da giocatori che magari negli ultimi anni non hanno per qualche motivo fatto bene, e nel non far bene per qualche motivo ci sta che abbiano avuto dei problemi fisici, che abbiano avuto una poca continuità di gioco, e magari qualcuno che ha fatto male. In questo tu devi mettere a disposizione del mister tutti i giocatori possibili, ma sicuramente in questo percorso ci sta che ne perdi qualcuno. Purtroppo in questo percorso ne abbiamo persi qualcuno di troppo, e abbiamo in questo momento una rosa che è scarna. Scarna non perché chi va in campo non è all'altezza, è perché non hai cambi, perché sono utili fare i cambi, perché le partite cambiano negli ultimi 20-25 minuti. Avete visto la partita col Venezia, gli ultimi 20 minuti, i cambi del Venezia, noi non avevamo cambi. E quindi questo ha creato... Forse si è dimenticato di Favoretto. Io parlo del... mi hai chiesto una disamina dal punto di vista numerica, e io ti do quella. Secondo il mio punto di vista, queste sono le difficoltà che abbiamo in questo momento. E anche nel reperire i giocatori, con tutti gli allenatori che ho parlato e anche con la società, in questo momento il Südtirol paga forse più di altri in questa Serie B, dove ci sono piazze importanti, molto più di altri anni, un appeal che è diverso. Questa non è una colpa, è un dato di fatto. Quindi
giocatore che potrebbe andare alla SPAL e ha la stessa offerta o ha qualcosa in più, potrebbe andare al Südtirol, magari preferisce andare alla SPAL. E ribadisco, io non mi offendo né critico, è un dato di fatto, quindi noi dobbiamo cercare di prendere giocatori che abbiano voglia di rivalsa, e col mister da questo punto di vista ho avuto un alleato. Mister, ieri abbiamo già fatto due o tre riunioni tecniche, però ieri siamo andati un po' a mettere sul foglio un foglio le X, e il mister è molto pratico, ti dice: Paolo, preferisco uno che viene e si riempie la macchina delle valigie appena lo chiami, che uno che ti fa impazzire per 10 giorni. Probabilmente, e io sono d'accordo, la motivazione di cui ha bisogno il Südtirol è superiore alla magari la qualità dei giocatori che sulla carta hanno. E questa è una difficoltà, ribadisco, oggettiva. Abbiamo anche sempre detto che magari per pensare di prendere qualche giocatore di spessore più alto bisogna aspettare gli ultimi giorni. Io questo non so se succederà, però poi se avviene non si può criticare questa, si può criticare, però bisogna fare una valutazione di quello che si è detto, se no ci sarà memoria corta, e io la memoria ce l'ho molto dritta. E Schiavone, Jacoponi e José Mari sono effettivamente giocatori? Sono giocatori che sono stati contattati, è logico che ce ne sono altri in cui abbiamo messo ieri così le preferenze, perché anche con l'allenatore, anche tutta questa dinamica, e l'ho ribadito nell'altra conferenza stampa, nella prima, l'allenatore che è andato via dal Südtirol, che Ivan Jagorčić, non è andato via per volontà della società, è andato via perché ha fatto una scelta diversa, e noi ci siamo trovati il 10 di giugno a dover ridiscutere un impianto già stabilito. Queste non sono alibi che mi voglio creare, però sul piatto, come si fa quando si fanno le sfide, bisogna mettere tutte le carte e poi le carte vengono presentate. Di fronte a questo si accettano tutte le critiche, tutte le cose che sono giuste, però noi siamo passati così. Noi il 10 di giugno abbiamo chiamato un allenatore partendo il 4 di luglio in preparazione, ricambiando un modo probabilmente di essere, un modo di riallenare. Uno, quando ti stacchi da una persona che comunque ha vinto, ti stacchi in tanti modi, e quindi rimettere, anche per i giocatori stessi, rimettere tutto a posto, e ci vuole un po' più tempo. È logico che il calcio non ti dà la possibilità, cioè il calcio va in campo e devi vincere le partite, e questo lo sappiamo tutti, però ci siamo confrontati, la società stessa, anche con questo trapasso, e devo essere sincero, la società nei miei confronti, nei confronti di tutti i giocatori, nuovi e vecchi, si è sempre messa a disposizione in maniera inappuntabile. E quindi vi garantisco che a questa proprietà, a questa società, io ringrazierò sempre, bisogna dargli una mano, perché anche nella vittoria ha affrontato momenti difficili, di scelte difficili, e quindi da questo punto di vista, se tutti insieme troviamo la strada giusta, vedrete che possiamo andare a combattere con chiunque, ecco. Da questo punto di vista questa è la verità, e di fronte alla verità si parla, se no si fanno delle chiacchiere da bar e allora si fa i tifosi. Ho risposto da cattivo, come è giusto che sia. No, ma cattivo. Era solo il discorso su queste 3 settimane, un po' sembrato, se quella doveva essere la scelta, mi è sembrato, credo, però lungo, adesso parliamoci chiaro, parliamoci chiaro. La critica è qua, parliamo di tutti. Dopo la prima partita abbiamo perso a Brescia, però la squadra ha fatto bene, giusto? Col Venezia tutto sommato avevi perso un punto, avevi fatto bene. Quindi noi, la nostra scelta è sempre stata quella di scegliere, aspettava Francesco, di scegliere una guida tecnica. E la società, dopo l'errore fatto dal sottoscritto e da nessun altro, si è presa giustamente il tempo per dire: direttore, guarda, siamo all'inizio, cerchiamo di fare le scelte giuste, sentiamo, confrontiamoci, e in questo è passato questo lasso di tempo, che magari per qualcuno può essere anche un lasso di tempo importante, però abbiamo voluto fare veramente le valutazioni giuste, perché poi c'è anche dall'altra parte un allenatore che ha una storia, in questo caso importante,
non è che ti può dire anche sì, vengo domani mattina, non mi interessa niente, anche l'allenatore stesso vuole delle garanzie di progettualità, perché io gli do una squadra che in questo momento è incerottata, quindi questa responsabilità è del sottoscritto, non è dell'allenatore che c'era e né dell'allenatore che arriva oggi. Però secondo me nei nostri confronti, a Brescia io non ero rimasto contento di quello che aveva fatto la squadra, perché io reputavo che il Brescia avesse fatto molto peggio rispetto a quello che era il suo Dissi. Poi Brescia ieri ha vinto Como e ha fatto una grande partita. Sì, cioè. Io sto parlando con, mentre con Venezia ero rimasto contento, ma anche nell'ottica della valutazione di quella che era stata la scelta che si presumeva della società di prendere, di proseguire con quelle naturali. Io non sostengo, io non dico che Greco è scarso, che Zauri era scarso, che il mister è fortissimo. Io dico solo che secondo me nell'ambito di scelte che si fanno a questi livelli, queste tre settimane fossero state un periodo un po' troppo. Sì, io lo accetto, questa è una critica giusta, però. I messaggi che avevo io da Brescia erano anche che sostanzialmente, cioè, se tu imponi a un mister di un certo nome, ma lo staff, no, il secondo devi prenderti quello che noi ti diamo, che poi è l'allenatore, che così dopo nei suoi panni mi dicono, beh, se dopo va male rimettiamo quello lì. Cioè, non è così facile neanche imporre determinate cose, cioè, secondo me andava fatta una valutazione un po' più, però queste sono cose un po'. Però nessuno ha imposto niente a nessuno, io mi sono sempre presentato agli allenatori e quando mi presento anche ai giocatori dico quello che siamo, certo. Quindi io dico quello che c'è nel Sud Tirol, se ti va bene e ci si riesce a incastrare, bene, qua non è nessuno uomo di nessuno, qua siamo qua per lavorare e fare bene. Quindi tutte le persone che ci sono nel Sud Tirol sono state tutte persone che fondamentalmente sono cambiate nel tempo, dove ci si è conosciuti, qualcuno è andato in piazze più importanti, in situazioni più importanti, in categorie più importanti e ci siamo sempre arrangiati in questo. Questa è un po' la nostra dimensione. La dimensione del Cittadella è un po' questa, quindi di creare una cultura societaria che ti possa portare avanti il più a lungo possibile, e questa mi piacerebbe, perché sono da 4 anni e mezzo qua, che fosse la storia che continua per il Sud Tirol, perché il Sud Tirol non avrà mai armi che hanno altre società, le armi che ha il Sud Tirol sono quelle del lavoro, e qua ci sta la gente che secondo me in questo momento, secondo chi arriverà o chi c'è stato prima, è stato in grado di sopportare questo progetto, che credo abbia portato anche dei frutti. E quindi questo è, nessuno è geloso di niente, insomma, ecco, quindi nessuno ha imposto qualcosa a nessuno, ho solo messo nelle condizioni il mister di sapere quello che siamo, che non è come da altre parti. Certo. Tutto qua. Bene, grazie. Sì, siamo qua di chiusura, velocissima, per cortesia, che... Dunque, praticamente sono due filosofie diverse, però, cioè con Zauli c'era tutto un certo discorso, qui abbiamo un personaggio, un mister, che sopperisce anche alle carenze tecniche con il carattere, quindi sono due cose, avete praticamente svoltato completamente. Cioè, allora, è una domanda credo giusta, quando ho parlato con la proprietà mi ho sempre detto di un grande sbaglio. Io nasco pragmatico in tutte le cose che faccio e quindi le scelte devono essere sempre fatte in questa direzione. Abbiamo sempre avuto allenatori da questo punto di vista pragmatici nella nostra storia, nella mia breve storia e prima non lo so. E quindi ho deciso di scegliere, di riscegliere la pragmaticità, perché credo che sia un'arma per il Sud Tirol imprescindibile, e da questo punto di vista probabilmente sono tornato sui miei passi. Per me uno più uno deve sempre fare due, e se gli vuoi far due e mezzo è una addizione che non funziona. Grazie, allora tra un po' facciamo l'intervista B2B, lascio la chiusura al vicepresidente Carlo Costa. Magari se posso aggiungervi anch'io due cose, bene, lo faccio volentieri, no? Perché ho sentito degli stimoli
importanti, e quindi è utile anche dare così una rappresentazione del clima e di tutto il resto. Allora, la storia del Südtirol, che ha portato alla promozione l'anno scorso con un punteggio straordinario, è la storia di un progetto, che ha le sue particolarità e che è stato, come diceva il mister, poi apprezzato anche all'esterno. Ovviamente adesso si parte con una storia nuova, perché la Serie B è una scommessa, una categoria diversa, un contesto diverso. Chiaramente io, invece che parlare di errori, adesso il direttore sportivo ha parlato di errori suoi, ma io non farei una valutazione di questo tipo. Adesso va costruito un percorso nuovo e diverso. Quello che era stato immaginato con Mister Zauri era una scommessa rispetto a un allenatore che aveva fatto bene in altri ambiti, ma non aveva un'esperienza di categoria, cioè di questa categoria. Avere oggi qui il mister vuol dire un'esperienza di categoria riportata all'interno del progetto Südtirol. Siamo alla terza giornata, sono giuste le critiche, sono giuste le considerazioni, bisogna costruire. Ognuno fa la sua parte, cioè la società deve fare la sua parte, l'allenatore la sua, il direttore sportivo, i giornalisti e i tifosi giustamente richiedono che ci siano risultati, capacità di creare una condizione, e questo va benissimo, bisogna costruirla, non si costruisce in un giorno. Se la scelta è di avere anche una parte di giocatori di categoria diversa, bisogna che si amalgamino. Quello che dico io, che rilevo, è che questa è una terra di montanari, dove la volontà, la forza e la determinazione è un elemento, e credo che in questo l'allenatore rappresenti un emblema di questo. Non è un fatto vado a privilegiare la tecnica anziché, no, è un fatto di gestire il carattere. Io sono convinto che in fondo ci arriveremo nella maniera migliore. Ovviamente ci sarà da soffrire, ci saranno difficoltà, questo lo immagino, però ci vuole anche un po' di tempo per costruirla, no? Quindi io credo che sarà la persona giusta per poterla fare questa cosa. Grazie. Grazie. Se posso dire, penso che anche da parte vostra sia una cosa bella scrivere per la Serie B, quindi anche voi qualche volta, invece di fare una critica in più, si è dato un... Dico in generale, non so. Ma Paolo mi conosce, cioè, sì. Noi c'è un confronto aperto. No, io credo che se vogliamo... questa situazione, secondo me, cioè vuol dire, le difficoltà erano messe in preventivo, le scelte sono state accettate tutti, è sembrata solo un po' troppo Credo che possa aver fatto anche bene. Possa aver fatto bene. Ho dato le risposte. Ho solo delle esigenze particolari con i colleghi che hanno bisogno di fare le interviste B2B per portare i servizi per il TG di mezzogiorno. Grazie al mister. Ti chiedo solo una cortesia di fare le interviste B2B con il back.